Buongiorno, buongiorno ragazzi, quest'oggi nuova avventura. Aspetta, passiamo un po' il lume. Tanto un po' magari, non so quando può prendere questo microfono. Quest'oggi nuova direzione, che non so se tutti conoscono, quindi direi si potrebbe intitolare la Springfield italiana. Quindi cerchiamo di andare a prendere qualche big fish con tre occhi, 5 kg e mezzo di peso. C'è un piccolo recap. Oggi è venerdì, non mi ricordo che numero è, forse il 21, forse sì, forse il 21. Siamo in direzione Perugia per andare a fare il campionato italiano kayak promozionale al BAS. Quindi direi che c'è da bucare. 402, sono già in viaggio da un'ora più o meno. Anzi, un'ora e due minuti. Quindi sono in un luogo mistico chiamato Islanda e abbiamo ancora 4 ore di strada da fare. Che bello pescare, ragazzi, che bello fare 200.000 chilometri e svegliarsi il giorno prima praticamente. Questo è d'altro per andare a fare un po' di bus. Mi raccomando, ragazzi, dato che la serie delle gare vi sta piacendo un sacco, mettete like, iscrivetevi, mandate il video a vostro amico e lasciate anche un bel commentino qua sotto, ditemi cosa ne pensate. Ok ragazzi, aggiornamento, manca circa un'ora all'arrivo, si vedono già le prime luci del mattino, tanto qua siamo in autostrada, tranquilli, con un po' di traffico, ecco, mi aspettavo un po' meno traffico, però dai, sembra una bella giornata, c'è qualche nuvola, però è promettente. Adesso bisognerà vedere domani perché c'è un vento bello forte e potrebbe colpirci in piano, quindi non si sa, non si sa. Quindi adesso vediamo. Arrivederci. Vai Mona. Bella raga, abbiamo pure l'alba, penso siano colline toscane, non so se sono sul confine o cosa, però ci godiamo pure l'alba, guarda che bella. Guarda che colori. Quindi GG. The Fisherman. Eccoci qua, stiamo arrivando. Campionato italiano Bass dal kayak, Bass Fishing dal kayak 2022. Svolta a sinistra. Le bestemmie stanno arrivando direttamente dal Veneto. Vediamo di non far casi, porco schifo. Enduro, qua libero, via. Mantieni qua, sì, Tony, ho capito. Allora qua i miei colleghi, Zari, 200 vai. 100 metri, la tua destinazione. Benvenuti a Pietrafitta. Adesso non c'è neanche più la nebbia, quindi si vede, siete pure fortunati. In mezz'ora fa c'era una nebbia, non si vedeva niente. Spero di essermi ricordato di aver fatto tutto, cioè spero di essermi ricordato di aver messo tutto. Quindi possiamo partire col giorno di pre-fishing. Ma pieno zeppo di carte.
Eccolo qua in basso. Bello. Allora, vediamo un po'. Sono reali o basso? Basso, vediamo un po'. Speriamo di sì. Adesso sono messi da reali, vediamo. Cosa cazzo ho sotto? Giù. Vai, ci vengo qua. Lo sta scendendo. Big fish. Big persico. Ehi là. Cazzo c'è qua sotto? C'è una montatura di un carpista. Cioè, viene. Copertina 6 kayak 2022. Che viene su. Si è attaccato mentre scendeva. Buono. Oh, mentre scendeva. Oh, questo è 28, lo mando io. Che sboro. Diceva uno, però non lo so. Dici? Ma sei sicuro? Preso. Questo è bello. Questo è bello. Vai. Sì. Ci sono talmente tanti persi cereali che Mirko ci compra casa qua. Eccolo là, il tuo pesce enorme. Driftare. Ciao. Oh, è grosso. Oh, Tommy, che razza di reale ho preso? È porco schifo. Poi. Dio buono, pensavo fosse la carpa.
Allora, finito il prefishing oggi e devo dire che non è semplice, non è affatto semplice. Prima cosa, allora, jerkbait non ho capito un ca... Allora, non ho avuto attacchi, non ho avuto niente, ma zero. Stessa cosa crankbait, ma crankbait ci ho pescato poco. E adesso devo capire se tenere il deep crank o mettere un medium shallow diver. E se tenere ancora la colorazione gambero oppure passare una colorazione che imita pesce foraggio. Poi, allora, voi non avete visto, ma ho attaccato un bass a spinnerbait, quindi ok, perfetto. Ho trovato un punto buono e anche a Wookie. Poi ho trovato un altro punto, un erbaio, e ho visto che ci gira bei pesci. E hanno mangiato top water, però domani top water non penso proprio, per il semplice fatto che cioè, ci saranno 40-50 km orari di vento, quindi penso che facciano un po' fatica, quindi devo trovare un modo alternativo. Sarebbe il jerkbait, però non ci ho capito un cavolo e quindi non so cosa fare. Cioè, non ho avuto nessun attacco, niente. E questo, cioè, nel senso, quindi già cioè, ne ho cambiati un paio. Quindi non so che dimensione voglio, che colore vogliono e che recupero vogliono. Teoricamente ho trovato come pescare a droppo un paio di esche. Vabbè, reali, quelli a nastro. Dovrò pescare a Lipless. Cosa che mi ero già programmato. Dopo cos'altro? Quindi, boh, domani sarà da vedere. Ho già mezzo settappato le canne. Ho sistemato le canne Texas e Jig. Che magari domani quella Texas. Sì, quella Texas. Magari potrei cambiarla con un Lipless. O un qualcos'altro da pescare, boh, verticale. O magari qualcosa. O magari uno spinner più leggero, adesso vediamo con le condizioni di domani, quindi non è semplice.